Spagna e Portogallo non hanno preso misure adeguate per mantenere i deficit nei parametri europei. Da Bruxelles i ministri delle finanze europei sono tutti d'accordo contro Lisbona e Madrid. Le due capitali puntano ora a due strategie diverse per evitare di vedersi recapitare le sanzioni della Commissione europea nei prossimi 20 giorni. Ci sono circostanze in cui le regole che dovrebbero garantire alcuni risultati non lo fanno. In questo caso ridurre il deficit pubblico. Procederemo quindi a modificare le regole per rimetterci al pari con gli altri paesi. L'esecutivo portoghese invece non ci sta ad assumersi le colpe del governo precedente e al contrario di Madrid non intende procedere a nuove manovre correttive dei propri conti pubblici. Intendiamo esporre la nostra strategia alla Commissione europea e dimostrare che saremo in grado di ottenere i risultati richiesti al Paese in futuro. E da forma come questi risultati possono cumprire i nostri obiettivi e compromessi nel futuro. Spagna e Portogallo potrebbero affermare di trovarsi in circostanze economiche straordinarie per evitare una multa pari allo 0,2% del PIL. Anche se dovessero venire risparmiati, ai due paesi saranno comunque date nuove deadline, entro le quali dovranno rimettere a posto il livello delle spese pubbliche, ovvero introdurre nuova austerità. Isabel Marques da Silva, Euronews, in Bruxelles.